Buongiorno, oggi è lunedì, è un po' tardi effettivamente perché è tipo l'una quasi. Raja si sta facendo le unghie. E ho iniziato su Instagram, appena chiudo qui vi faccio vedere lo stato su Instagram, che è questo qua di Kiko della collezione natalizia ed è il numero 04 Burning Burgundy, una cosa del genere. Stamattina sono andata a casa mia perché dovevo cercare dei documenti che naturalmente non ho trovato, ma vabbè, perché sono del 2013, quindi vabbè, li devo cercare meglio. E poi sono andata a trovare mia zia, poi sono andata a prendere nonna, siamo andate insieme a fare la spesa e l'ho riportata a casa. Adesso sono venuta un attimo a casa e poi adesso torno da lei a mangiare e niente, quindi ho fatto questo, niente di che. Se vede la crocchia che c'ho in testa, ecco qua. Ho comprato questa maglietta nuova. Adesso mi giro e ve la faccio vedere. Questa qua l'ho presa da Garabetta, che è un negozio abbastanza low cost, che ha questo colore che mi piaceva tantissimo, quindi, ma per tutti i giorni. Ho dovuto girare le maniche perché è un po' lunga per me, è molto morbida, ecco. Quindi vabbè, sotto ci ho messo una canottiera perché non è molto leggera come tessuto, però oggi poi non fa neanche per me, cioè non fa proprio freddo. Sotto ho i pantaloni mimetici, che però mi stanno iniziando a diventare larghissimi, e le solite scarpe. Buongiorno ragazzi, oggi è martedì, è l'una, io ho già praticamente finito di mangiare, perdonate la solita faccia del martedì, ma fa niente. E ho finito di mangiare perché appunto ho finito la palestra presto. E adesso sto andando un attimo a casa mia che mi è arrivato un pacchettino, non so di che cosa, ma una cosa veramente cinese che avevo ordinato cinismo, mi è venuto in mente Cosma, vabbè, e che avevo ordinato tipo un secolo fa perché non ho più la bipolle, quindi non era sicuramente recente l'ordine. E niente, poi ci vediamo con Corrado e andiamo a fare la spesa perché sapete, che c'è l'appuntamento settimanale da Lidl, facciamo una spesa un po' più grossa per prendere le cose che usiamo di più. E niente, questo. Se riesco probabilmente avrete già visto un video spesa, altrimenti non lo, se non l'ho fatto è perché non ho preso tanta roba, chissà, a sorpresa. Buonasera ragazze, oggi siamo a venerdì, io non mi ricordo neanche quando è che ho fatto l'ultimo pezzo di Weekly, credo addirittura martedì. Questi giorni non so neanche che ho fatto, non mi ricordo. E niente, oggi siamo andati. Dove siamo andati stamattina? Dov'era? Da Equitalia. Ho accompagnato Corrado che lui doveva fare delle cose. Io ho fatto delle cose per papà. E poi siamo tornati a casa. Adesso penso sono quasi le 7 forse, non lo so. Usciamo proprio a fare una passeggiatina qua sotto e poi mangiamo a casa e siamo a casa. Stasera vogliamo vedere proprio un filmone di quelli super impegnati. Quello su Netflix, che è una sorta di cinepanettone. Quello Spezzacchio. su Dovremmo spettacchio. Spezzacchio. andarla a vedere, Spezzacchio. Ma com'è la storia? L'hanno pubblicizzato pure di. Credo che sia di Netflix. Sì, ma io. Sei più informato di me, che non hai visto neanche Stranger Things. Che oltretutto io devo Stranger ancora Things. finire la seconda stagione perché non è che mi è piaciuto tanto a me Stranger Things. Adesso sto guardando Sick Note, che credo, se non sbaglio, mi sembra di sì, che l'attore sia Ron di Harry Potter, cresciuto naturalmente, perché giustamente credo sia lui. C'ho un po' d'occhiaie oggi, ma va bene. E niente, quindi questo e basta. Stasera mangiamo la carne, ho messo a scongelare le bistecche. E anche se non c'ho tanta fame. Va bene. Adesso Corrado fa l'ultima partita, io mi do una sistemata dei capelli e poi andiamo a fare un giro. Buonasera, sono credo le 5, che ne so? Non lo so, ma muoio. Siamo appena stati a un pranzo. Un pranzo, un'esecuzione era. Un pranzo niente, del cugino di mio padre, per i suoi 60 anni, e siamo tornati ora. Domani dovrò mangiare solo verdure, praticamente. Questo è il trucco che avevo. L'ho realizzato tutto con la palette di Nabla. In più ho messo anche le ciglia finte che comunque cioè, rendono qualsiasi look fantastico. Sulle labbra avevo anche Aft di Fenty, ma credo che ormai sia bello che è andato, vabbè. E adesso ve lo dico qui con questo meraviglioso topino nero, mio amore. Guarda qui, Raja. Guarda di qua, non me. Guarda qui. Adesso dobbiamo fare una cosa molto importante che non abbiamo fatto ieri. Dobbiamo fare l'albero. Quindi, ho già preparato quasi tutto, devo tirar fuori solo le decorazioni perché siamo. Adesso il tuo uomo va nel bosco di ceri, accetta e ti butta giù un abete. Noi siamo contro gli alberi Allora ti butto giù un albero veri. finto. Un albero di plastica. E facciamo l'albero perché ieri non l'abbiamo fatto, perché ieri praticamente Corrado aveva un compleanno di un suo amico e stavo a casa da sola, Nero ieri sera. mi sono messa a guardarmi il Grinch su Italia 1 c'era, e quindi praticamente poi mi sono scordata di accendere la telecamera.
un piccolo sfunto della giornata molto impegnativa che è stata quella di sabato. Peccato che oggi non mi fa neanche un po' domenica. Manca a me. Fa sabato, eh? Facciamo che infatti non è domenica. Ma lo è. Uffa. Uffa. E niente, quindi adesso preparo tutte le robe per far l'albero e vi faccio vedere. Dai. Buongiorno, naturalmente oggi è lunedì, un lunedì un po' diverso perché vi saluto nel weekly passato, che sto dicendo non lo so neanche io, da casa nostra. E, ieri alla fine abbiamo fatto solo l'albero, adesso ve lo faccio vedere, anche se non è attaccato le lucine, e ho messo due giorgini per casa. E niente, quindi questo weekly sarà molto molto breve perché per tipo 3 giorni non ho ripreso niente e nulla. Comunque spero che vi tenga un pochino di compagnia, vi faccio vedere le decorazioni. Allora, l'abbiamo messo qui, ho spostato un po' questo mobile più in qua perché non sapevamo dove metterlo. Il tavolino è di Ikea, l'abbiamo messo un po' in alto in modo, speriamo più che altro, che i gatti non lo distruggano. Quindi questo è l'albero, vabbè, le solite decorazioni. Abbiamo comprato giusto 2 cosine nuove da Maison du Monde, ogni tanto prendiamo robe che non costano una cifra di soldi. Comunque ci sta ecco, questa sono nuove, queste due, questa e poi che avevo preso di nuovo, questa qui, la pigna. E comunque quelle di Maison du Monde sono bellissime, queste le abbiamo prese negli anni passati, piano piano ne compriamo qualcuna nuova, le altre sono magari di Ikea, che sono un po' più economiche. E queste mi sa le foglie le abbiamo prese l'anno scorso da casa, insomma ci sono poi in mezzo le calecche, le caramelle, quelle là a forma di bastoncino di zucchero, se credo. Queste anche sono bellissime, quelle un po' più diciamo delicate le ho messe in alto in modo che spero durino un po' di più. Questa anche mi sa che è nuova, questa con gli orsetti. Le cose che hai rotto le rotte tu. Sì, infatti fino adesso tutte le palline che ho rotto, questa non ho ancora nessuna. Tutte le altre che ho rotto sarà colpa mia. Mettendole. Grazie. No. E poi come altre decorazioni, vabbè, qua è da sistemare. Questa qui, le candele. E poi lì giù ci sono. Aspettate che zoom. Questo qui l'omino pan di zenzero, dov'è? Eccolo qua. Questo qua l'abbiamo sempre preso da Maison du Monde quest'anno. E niente, però devo giocare a PlayStation. Non si vede però. Meno male, no. C'è la spazzola dei gatti e niente, quindi proprio una cosa semplice, mi manca solo da mettere. Se Raja me lo lascerà fare, ciao Raja. E questo qua che lo mettiamo sempre fuori alla porta, ma l'abbiamo messo tipo da Maurice, è proprio una stupidaggine. Ciao Raja, fai ciao. Ciao. Abbiamo dovuto mettere questa coperta qui sul puff perché lo stanno distruggendo, perché correndo ci saltano sopra. Non ci si fanno proprio le unghie, però rimangono impigliati perché penso di avere gli unici gatti incapaci di usare bene le unghiette. Sì, non se le sanno gestire. Vero, non se le sanno gestire. E niente ragazzi, quindi questo è l'albero, vabbè, niente di che. Ah, ci sono le lucine naturalmente, vedete, c'è il filo, ma dobbiamo farlo passare dietro e collegarlo alla presa. Ah, e lì c'è il piccolo presepe, ma questo mi sa che l'avevamo preso... Da casa. Da casa, bravo. No, forse poi importa questo, sì. Comunque niente, si accende, ma devo cambiare le batterie e si illumina. Proprio una cosina così, tanto per averlo. Però niente di che. E niente, quindi speriamo che quest'albero arrivi fino al 6 gennaio. E nulla, vi auguro una buona giornata.